Con Raimondo Dozzel, vice capogruppo del PD al Consiglio regionale, parliamo dell'incontro a Roma avuto dal presidente della regione Augusto Rolandè e da alcuni esponenti del PDL su questioni che sono state in parte segrete o poco divulgate. Ha sollevato la questione in Consiglio regionale. Certo, perché per noi non c'è nulla di strano che ci si incontri tra il capo del governo nazionale e il presidente della regione della Valle d'Aosta. È innaturale che ci sia una delegazione composta anche da esponenti del PDL, perché è tempo che si faccia chiarezza dei rapporti fra il governo delle forze autonomiste e il PDL. Se di fatto c'è un'alleanza, è naturale che questa venga resa esplicita e pubblica. Dopodiché l'incontro non era del tutto informale perché lo stesso Presidente si è poi vantato in interpellanze successive di aver ottenuto dei risultati, come nel caso dell'Enel, che però sono tutti da verificare. Cosa vi aspettate, Donzel, da questi incontri? Ma noi ci aspetteremmo intanto che si seguissero le procedure ufficiali, quindi quando il Presidente invita il Consiglio a ragionare intorno alla manovra economica, vorremmo che questa cosa non sia solo una formalità per tenere occupati i consiglieri regionali di maggioranza, ma che fosse la sede opportuna per concordare una strategia che metta insieme tutta la comunità valdostana nei rapporti e nel confronto con lo Stato, che in questo momento è difficile perché sappiamo che c'è un duro attacco alle regioni autonomiste, tant'è che nella Sicilia hanno addirittura cambiato maggioranza e messo all'opposizione il PDL proprio perché il governo attacca le regioni autonome. Quanto vi preoccupa la manovra economica? Ma noi siamo preoccupati della manovra economica per due ragioni. Una nel merito, la manovra economica taglia importanti risorse anche alla Valle d'Aosta e addirittura determina dove sono i tagli, in particolare colpisce l'occupazione valdostana. L'altra ragione che ci preoccupa è che già il settore occupazionale valdostano, quindi settori economici strategici come l'industria, sono in gravissima difficoltà, quindi noi non siamo in grado di recuperare la perdita di posti pubblici attraverso uno sviluppo dell'economia in questo momento. Servirebbe nei tempi però lunghi uno sviluppo dell'università per riuscire a rimettere in moto un settore che riguarda lo sviluppo economico della Valle d'Aosta, che in questo momento è fermo e ha bisogno davvero di essere rivitalizzato. La manovra economica è una manovra liberista che taglia risorse e non dà nulla allo sviluppo. Crisi economica che ha un'incidenza tangibile sugli oltre 9.000 iscritti alle liste di collocamento. Oggi avete sollevato il problema. Certamente, anche se è cambiato profondamente il mondo del lavoro e quindi in qualche modo si è giustificato il Presidente dicendo che molti di questi iscritti sono degli occupati stagionali, noi siamo preoccupati anche di quelli che non cercano più lavoro, quindi non si iscrivono più alle liste di collocamento perché non ne hanno diritto, cioè non hanno diritto a usufruire della disoccupazione speciale, e però sono delle persone che non stanno lavorando, quindi a nostro avviso diminuisce l'occupazione complessiva in Valle d'Aosta e si impoverisce per il futuro il quadro economico della regione. Una proposta secca del PD per risolvere il problema. Come ho detto, per noi bisogna ripartire da un'idea diversa dell'università, ripartire da uno slancio vero, soprattutto sui settori artigianali collegati all'attività turistica, credere nella possibilità di uno sviluppo economico nel privato e non chiudersi nella dimensione pubblica che in questo momento è limitata da leggi nazionali.